Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi andremo ancora ad analizzare un aspetto molto importante che riguarda il mega impianto. Tutti voi state facendo impianti che oramai sono sempre più significativi, con la voglia di consumare energia e le macchine elettriche e quant'altro, siamo diventati purtroppo tutti energivori. Ebbene, io invito sempre tutti a considerare quanta corrente assorbite, per non esagerare, ma in questo video che riguarda il mega impianto, purtroppo siamo lì, nella condizione di assorbire tanta energia. Ebbene, cosa facciamo? Dobbiamo posizionare ovviamente, indubbiamente, tanti pannelli. Che siano sul tetto, che siano per terra, che usiate i toroidali o che usiate gli ibridi, dovete mettere tanti pannelli. Perché? Perché questa serie, questa playlist del mega impianto prevede appunto l'approvvigionamento di energia per quanto riguarda tutta la casa, per quanto riguarda la macchina elettrica e tutte le pompe di calore, ovvero il riscaldamento. Ebbene, come fare quando abbiamo tanti pannelli che non sono disposti sul tetto senza ombre o sul terreno senza piante, ma abbiamo appunto delle ombre, degli ombreggiamenti che possono essere il camino, può essere la casa del vicino, può essere un muretto di profilo sulla casa oppure sul terreno possono essere delle piante. Cosa fanno queste? Oscurano parzialmente alcuni pannelli o alcune celle e questo crea un impedimento che è pericoloso per le celle stesse. Se noi chiudiamo di una stringa e abbiamo una sola stringa di pannelli, chiudiamo un pannello o metà di esso, ebbene tutta la stringa andrà a produrre come quel pannello. Dobbiamo mettere i diodi di blocco in questo caso? No, perché abbiamo una sola stringa in serie. Quindi quando usiamo i diodi di blocco, e i diodi di blocco sapete sono questi, li abbiamo ben raffigurati sul canale, questa era la vecchia tipologia, sono quelli cinesi, sono quelli le cui caratteristiche non sono come quelle che effettivamente dicono, ma vanno bene per impianti intorno ai 2 kW, 3 kW massimi. Abbiamo un impianto che è modesto, questi ancora vanno bene, anche se scaldano e sono all'interno di un involucro di plastica. Ebbene, su vostra richiesta, su test effettuati e sugli impianti che ingrandiscono bene, questo video è dedicato proprio ai diodi di blocco. Ebbene, dopo attente ricerche, test e quant'altro, ragazzi, ho trovato i diodi di blocco che volevamo. E sono questi, ragazzi. Questi sono diodi di stringa MC4, quindi con attacco MC4, sia maschio che femmina, e che hanno un valore in termini di potenza che è enorme, ragazzi. Fra 4 secondi, il tempo di iscrivervi al canale e vi spiegherò il tutto. Buona visione. Ebbene sì, ragazzi, ho trovato questi diodi di stringa e non solo questi di stringa, ma ho trovato anche questi che sono diodi con attacco DIN. Ebbene ragazzi, qui abbiamo la qualità a livelli inimmaginabili. Vedete, i diodi hanno delle caratteristiche ben specifiche, devono essere scelti, soprattutto quando usiamo questi in parallelo, vedete? Adesso vi voglio spiegare tutto perché questo prodotto risolve la nostra problematica, quella dove il diodo non reggeva, dove il diodo scoppiava, dove il diodo alla fine interrompeva la stringa. Innanzitutto ragazzi, dobbiamo capire, scusate che li appoggio. Innanzitutto dobbiamo capire una cosa importante: quando utilizziamo il diodo di blocco, ebbene non si utilizza se abbiamo una sola stringa. Stringa, c'è l'ombra, non possiamo risolvere il problema, perché l'ombra su un pannello farà sì che tutti gli altri pannelli producano come questo pannello, quindi tutti scenderanno a quel livello. Quando invece abbiamo due stringhe e poi le posizioniamo in parallelo, allora dobbiamo mettere il diodo di blocco quando? Quando c'è ombra. Se non abbiamo mai ombre, abbiamo le stringhe in parallelo, non mettiamo i diodi di blocco, perché il sole batte sui pannelli in maniera omogenea dall'alba al tramonto e abbiamo la nostra massima produzione. Ma se una stringa, ovvero un pannello, metà pannello vanno in ombra, la stringa che produce di più va a scaricarsi su quest'altra, precisamente su quel pannello, andando nel tempo, non immediatamente, a scottare, si dice, le celle. Queste diventeranno quindi marroni, rossastre, nerastre, saranno nel tempo bruciate. Lo vedete perché ogni tanto capita di guardare sui tetti dove gli installatori non hanno messo i diodi di blocco, e perché
è un costo aggiuntivo, può essere una rogna aggiuntiva. Cosa succede? Voi guardate i pannelli, hanno dei quadratini che sono di colore diverso. Ebbene, lì si stanno rovinando. Ovviamente, ragazzi, una cosa importante, se abbiamo ad esempio un inverter ibrido con due ingressi MPPT e abbiamo una stringa su questo ingresso e una stringa sull'altro ingresso, non mettiamo i diodi di blocco, perché questi regolatori di carica sono autonomi. Allo stesso modo, se abbiamo una falda con un e-paver, un'altra falda con un e-paver, non mettiamo i diodi di blocco. Ma se su questa falda abbiamo tre stringhe, quattro stringhe con lo stesso e-paver o con lo stesso MPPT dell'ibrido, a quel punto dobbiamo mettere i diodi di blocco. Dove vanno posizionati? Ebbene, vanno posizionati sul positivo, sul polo positivo di ogni stringa. Ora, si può fare anche sul negativo, perché tanto basta usare il maschio o la femmina, però io consiglio sempre sulle stringhe di utilizzare per convenzione quello che è il polo positivo. Ragazzi, questo è un diodo dove all'interno non è un semplice diodo, per intenderci, di quelli neri che ci sono qua dentro, li avete visti aprendoli, smontandoli, questi sono svitabili. Intanto, qual è la differenza? Ci tenevo a dire una cosa: se avete un impianto con stringhe da 500-600 watt, vanno bene anche questi, è arrivato al massimo di 2 kW uno di questi, 2, 3, 4, questi reggono questi 500, 600, 800 watt, però se andiamo oltre, allora dobbiamo utilizzare questi. Hanno un costo superiore, ragazzi, ma questi sono eterni, cioè questi ve li dimenticate sul tetto. E ovviamente anche questi che sono di presa DIN. Di questi, l'azienda che ho trovato e di cui troverete adesso il link sotto il canale, producono sia i diodi con tre stringhe, come in questo caso, vi faccio vedere, vedete? Qui tre stringhe arrivano sui diodi e poi convergono in uscita su uno solo. Qui c'è una letta che dissipa molto bella, e queste vanno nel quadro. Perché utilizzare questi piuttosto che gli altri? Bene, se abbiamo le tre stringhe che arrivano o le sei stringhe che arrivano e posizioniamo sei stringhe nel nostro combiner box, ebbene qui possiamo mettere direttamente in parallelo l'uscita dei pannelli. Ora, questi sono stati testati per anni, è un prodotto che non è uscito sabato scorso, e non si bruciano. Ecco perché io dico, se volete fare tutto nel combiner box, questi sono comodi. Arrivate con le tre stringhe di qua, tre stringhe di là, avete un botto di corrente. Se invece volete posizionarli sul tetto, allora ragazzi, questi sono eccezionali. Questi sono quelli che dovete mettere su ogni stringa. Dove viene posizionato? Intanto l'alluminio che dissipa non è conduttivo, quindi non c'è problemi di tensione, eccetera. Dovete posizionarlo, però io dico, sul telaio che regge i pannelli, cioè lontano dal fondo del pannello, cioè il back sheet, quello bianco che c'è sotto, perché comunque i diodi, per riuscire a bloccare le stringhe, hanno una loro dissipazione e quindi questi vanno in temperatura, come anche questi vanno in temperatura, solo che mentre questi sono all'interno di plastica non hanno dissipazione, questi invece una buonissima dissipazione. Ora ragazzi, ho scelto questi o questi per i combiner box perché hanno delle caratteristiche uniche. Voi sapete che il diodo deve avere, deve reggere le tensioni almeno per il doppio. Quando noi facciamo una stringa da 120 volt in bassa tensione, ebbene il diodo dovrebbe essere almeno 250. Quando facciamo una stringa col fotovoltaico, di quelle che io non amo e non consiglio, con gli ibridi che moltissimi di voi comunque stanno facendo, che arriva fino a 300-400 volt, dobbiamo avere almeno un diodo che sopporta 800-1000 volt. Ebbene, questi diodi dai test effettuati reggono fino a 2000 volt. Ebbene, questo significa che non c'è nessunissimo problema al di là di qualsiasi tensione utilizziamo, mentre questi hanno una tensione molto più bassa. Ecco perché anche poi a volte scoppiano e riscaldano troppo. La dissipazione qui è altissima, ragazzi, qui stiamo parlando di una spanna di diodo in alluminio, dentro c'è un sandwich tutto isolato. Chiaramente questo è completamente isolato. L'isolamento massimo deve arrivare attraverso la connessione MC4, ovvero con l'O-ring che abbiamo, lo vedete qua, questo rosso. Questo è il classico isolamento fotovoltaico, ma anche se questo perdesse l'isolamento, ebbene l'acqua, l'umidità che entra non va a interferire su nulla, perché questo è un polo soltanto che cammina. Questo
Ragazzi, un bellissimo prodotto. Guardate sotto il link, l'azienda che lo vende adesso, con la quale ho aperto questa convenzione. E buon impianto a tutti. Allora, ricordo una cosa fondamentale: il diodo di blocco serve solo se abbiamo dei paralleli. Se abbiamo, ad esempio, un impianto modesto a 12 volt con 4 pannelli, 2 pannelli, e vogliamo utilizzare i paralleli, quindi arrivare con un PWM invece che utilizzare l'MPPT, ebbene, non consiglio di spendere queste cifre, potete continuare a usare questo, perché sui pannelli in parallelo ne va messo uno per ogni pannello. Chiaro, se volete mettere questi è un lavoro fatto di un certo livello, però anche di un costo diverso. Devo essere onesto, neanche eccessivo, poi contattate l'azienda sotto per sapere i costi, perché uno di questi si trova tra le 5, 7, 10, 18 euro a seconda di dove lo comprate, chiaramente dalla Cina direttamente costa meno, invece questi costano di più. Però abbiamo un impianto finalmente stabile, cioè ragazzi, quello che si evidenziava non solo nei vostri commenti, ma anche nei test effettuati, che quando superiamo una stringa da 700-1000 watt, quelli neri classici diventavano insufficienti perché vanno a scaldare troppo, e soprattutto se esposti al sole, oppure per i cari amici del canale che si trovano in Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e quant'altro, cioè le zone del sud d'estate soprattutto contribuivano a scaldare i diodi. Ragazzi, con questo abbiamo risolto il problema. Ho detto prima, dove li fissiamo? Non li fissiamo sotto al pannello perché nella temperatura andrebbero a rovinare il backsheet, quello bianco che c'è sotto al pannello. Va messo sul telaio, attaccato al telaio, e io consiglio delle clip a molla dove lo tenete affrancato lì, piuttosto che dei morsettini a vite, insomma, tutto ciò che è metallico. La parte che scalda è soprattutto la parte centrale di questo diodo, mentre l'esterna è più fredda. Se voi mettete due clip a molla attaccato sul telaio, avete una stringa, un altro, due stringhe, un altro, tre stringhe. Avete un prodotto stabile nel tempo che vi protegge dalle ombre. Se avete ombre sui pannelli, mettete questi, ragazzi, perché inizialmente non vedete l'effetto della scottatura delle celle, ma nel tempo si rovinano i vostri cari, amati pannelli. Ragazzi, spero che questo video con questi due prodotti, che sono veramente eccezionali, sia da quadro che da stringa, vi sia piaciuto. Ragazzi, come al solito, qua si va in tutte le direzioni. Avete visto che ho ripreso l'argomento sul mega impianto, perché a secondo di ciò che trovo, delle novità e delle idee, e anche attraverso i vostri commenti, quindi vi invito anche a farvi domande sempre sul canale a beneficio di tutti, ebbene attraverso questo si trovano i prodotti, si realizzano i video giusti affinché si vada sempre nella direzione della mission, che è quella di aiutare tutti voi a produrre la vostra corrente. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata!